Col servizio centrale operativo della Polizia di Stato, ovviamente la squadra mobile di Cremona, alla quale si è aggiunta la squadra mobile di Brescia, di Alessandria e di Bologna, con la collaborazione del servizio per la cooperazione internazionale di polizia e il servizio polizia postale e comunicazione per gli ovvi risvolti di natura tecnica sulle intercettazioni e la decriptazione di materiale informatico. Solo un richiamo al nostro sforzo di oggi, di questa mattina. Abbiamo proceduto alle custodie cautelari e agli arresti domiciliari disposti dall'autorità giudiziaria. Abbiamo impiegato 95 equipaggi per circa 280 uomini e ci siamo recati in ben 23 città, che poi potrete analizzare dalla nostra informativa che vi daremo. Passo la parola al Procuratore della Repubblica, dottor Di Martino, per l'analisi dell'intera vicenda. Allora, non vi aspettate da me grandi cose, nel senso che la funzione di queste conferenze stampa non è mai autocelebrativa, ma serve più che altro per impedire che vengano riferite delle cose inesatte, perché spesso accade nella confusione generale che vengono riferite cose che non corrispondono al vero, comunque non vengono enfatizzate situazioni e via dicendo. Il provvedimento riguarda 19 persone, vi è una gradazione nelle misure e sono state per la maggior parte eseguite. Voi sapete, lo sapete già, che una delle novità più importanti è costituita dalla presenza di un gruppo di ungheresi nell'ambito delle persone destinatarie di questi provvedimenti. Alcuni di costoro sono già detenuti in Ungheria per fatti identici a quelli in ordine ai quali si procede in Italia. Uno di questi, se non ho capito male, è stato proprio provvisoriamente arrestato in relazione al mandato di arresto europeo che è stato emesso, quindi c'è un'ampia collaborazione da parte delle autorità ungherese. Peraltro, voi lo sapete già, vi sono state due rogatorie reciproche tra noi e gli ungheresi, nel senso che contestualmente noi abbiamo fornito delle indicazioni, degli atti agli ungheresi, e gli ungheresi hanno fatto altrettanto con noi, fornendoci le dichiarazioni di un loro collaboratore. Vorrei inoltre aggiungere che comunque, per quanto sia molto importante questa rogatoria ungherese, noi avevamo praticamente a disposizione la maggior parte degli elementi, quindi si è trattato sostanzialmente soltanto di una conferma. Questo gruppo di ungheresi, comandato da un certo Kenesei Zoltan, che è già detenuto in Ungheria, praticamente si è parzialmente sostituito al cosiddetto gruppo degli zingari che ha subito in Croazia degli arresti, credo attorno al maggio 2010. No? Credo che voi sappiate che appunto in Croazia vi sono stati degli arresti sempre per manipolazioni, questa volta del campionato di calcio croato. Però il gruppo degli zingari non è scomparso, ma sono rimasti i due personaggi principali, cioè Gegic e Ilieschi. Quindi noi troviamo, le carte ci documentano rapporti tra gli ungheresi e gli slavi, diciamo, quelli che vengono chiamati zingari, che zingari non sono, ma vengono chiamati così oramai per convenzionalmente. Come voi sapete, la partita che
nella quale, alla quale fanno riferimento questi atti che ci sono stati trasmessi, ma comunque noi eravamo in grado di giungere anche autonomamente ai medesimi risultati, e la nota partita Lecce-Lazio. Però questo gruppo degli ungheresi si è inserito molto probabilmente in tutta un'altra serie di partite, sempre del campionato di Serie A. Adesso dunque, per esempio Bari-Sampdoria, o comunque ci sono delle situazioni che documentano una lunga presenza di questi ungheresi in Italia, e innanzitutto ci sono rapporti tra gli ungheresi e Tanzeteng, così come c'erano rapporti tra gli zingari e Tanzeteng, altrettanto è stato per gli ungheresi. Tanto è vero che vi è stata una situazione in cui è stato fotografato dalla polizia giudiziaria uno di questi soggetti di Singapore, che presumibilmente veniva a portare soldi in Italia, e è stato identificato in Strasser Laszlo, cioè uno di questo gruppo, colui con il quale c'è un contatto all'aeroporto della Malpensa. Quindi vi è proprio un contatto diretto tra ungheresi e singaporiani. Vi è poi il fatto suggestivo del peso del trolley del soggetto di Singapore, partito poche ore dopo il suo arrivo, che è più leggero di un chilo rispetto al peso di quando era arrivato, circostanza che fa pensare al denaro, anche se naturalmente non ne abbiamo una prova. Poi questa partita, voi sapete le persone che sono state arrestate, sapete che l'altra partita che viaggia in parallelo rispetto a Lecce-Lazio è la partita Lazio-Genoa, in relazione alla quale sono stati effettuati alcuni arresti. Vi è, tra le varie novità, vi è anche l'emergenza probabilmente di un gruppo svizzero, nel senso che praticamente è stata importata dalla Svizzera il gruppo degli slavi, in certo modo noi riteniamo abbia operato prima in Svizzera, in un secondo tempo poi attraverso uno dei personaggi arrestati, e cioè il Gritti, è stata diffusa in Italia questa forma di attività illecita. Un'ulteriore novità è poi costituita dalla rogatoria svizzera. Noi abbiamo avuto una grande collaborazione da parte degli svizzeri, che ci hanno consentito di appurare come su un conto facente capo a signori, in qualche modo, diciamo, su una società costituita in Svizzera a tal uopo, sono pervenute due tranche rispettivamente di 289.000 euro e di 434.000 euro. Noi riteniamo ragionevolmente che questa seconda tranche si riferisca al corrispettivo per la manipolazione della partita Brescia-Lecce, e il fatto è stato configurato come riciclaggio, e anche se non abbiamo ritenuto di intervenire nuovamente nei confronti di signor e Sartori, che erano già stati arrestati, e quindi praticamente il provvedimento ha interessato gli altri due soggetti coinvolti nel riciclaggio. Ecco, questi sono, diciamo, gli aspetti più salienti di questa operazione. Diciamo che ci sono state delle perquisizioni, queste si riconnettono più che a quella che è l'ordinanza di custodia cautelare, si riconnettono alle vicende del Siena,
relative al 2011, ci sono grosso modo 7-8 partite del Siena che diciamo sono sotto lente e per le quali ci sono delle dichiarazioni che fanno ritenere possibili delle manipolazioni, e quindi questo ha comportato una serie di perquisizioni che hanno interessato non solo giocatori ma anche dirigenti, allora dirigenti o comunque facenti parte dello staff della squadra. Questo è più o meno il quadro generale di questa operazione. Anche l'allenatore è stato l'allora allenatore. Il presidente? Anche il presidente. Che intenzioni abbiamo fatto le parole del capitano della nazionale Buffon, che in una recente intervista ha detto che sono meglio due feriti che un morto, riferendosi alla possibilità di combinare in campo a quella fine? Guardi, non lo so, ognuno dice quello che vuole, preferisco non commentare. Ah ecco, volevo fare due precisazioni però che avevo dimenticato. Dunque, siccome c'è stato un intervento a Coverciano, vorrei che la cosa non sia enfatizzata eccessivamente, nel senso che l'intervento si riferisce soltanto alla persona di Criscito, che ha ricevuto un'informazione di garanzia che con riferimento al quale doveva essere svolta una perquisizione, quindi c'era il problema di consentirgli di partecipare alla perquisizione o di nominare una persona che in sua vece partecipasse alla perquisizione. Quindi è un problema che riguarda solo il calciatore Criscito e non ci sono altri soggetti facenti parte della nazionale o comunque in odore di convocazione e via dicendo che abbiano a che fare con questa vicenda. Quindi siccome diciamo, ho sentito alla radio che si facevano venivano formulate le prospettive più fosche su questo intervento, l'intervento è durato a lungo perché purtroppo queste cose comunque difficilmente si esauriscono in pochi attimi. Un'altra cosa che vorrei precisare è che di non enfatizzare eccessivamente anche le informazioni di garanzia, perché ovviamente sono state arrestate le persone nei cui confronti vi erano gli elementi più pesanti, evidentemente chi non è stato arrestato è raggiunto di elementi di un altro tipo, e l'informazione di garanzia in questo processo è praticamente quasi sempre anche per il reato di associazione, però questo non vuol dire che la persona sia necessariamente raggiunta da elementi di particolare intensità, insomma, per cui non date il peso all'informazione di garanzia. È sempre uno strumento, deve essere uno strumento attraverso il quale l'indagato viene messo in condizione di difendersi, non trasformiamola esattamente nel contrario, quindi vi raccomando la massima prudenza nella valutazione delle informazioni di garanzia. Proprio per quanto riguarda il sito, in questo momento c'è un divieto di espatrio nei suoi riguardi? Non mi pare proprio, non c'è nessun provvedimento. Eventualmente potrebbe anche potrebbe partecipare, non c'è niente di preclusivo. Quando si parla di perquisizione, visto il tempo che è passato, si intende ovviamente di materiale elettronico? Sì, prevalentemente questo, adesso non è che possiamo escludere che ci sia del materiale documentale, non so, anche un pezzo di carta. In occasione delle fasi precedenti può costituire un elemento dal quale si desumono delle circostanze importanti, però diciamo in genere il materiale informatico, quello che contribuisce di più a formare le prove, in questo caso abbiamo
fatto in modo che in occasione delle perquisizioni venisse fatto direttamente un backup del computer delle persone in modo da restituire immediatamente le apparecchiature informatiche per non pregiudicare situazioni in cui magari il computer fosse necessario per attività lavorative o per altre finalità che non era il caso di pregiudicare. Quindi praticamente per i soggetti non arrestati tutti i computer sono stati oggetto di questo backup e immediatamente restituiti, almeno credo, insomma, quella era l'intenzione, poi non lo so, adesso è chiaro, sono stati mandati dei tecnici che hanno partecipato a tal fine alle perquisizioni. Per Lazio Genova e Lazio Lecce potete escludere un intervento, un ruolo delle dirigenze? Io non posso escludere niente, nel senso che dunque Lazio Lecce, tornando un po' a quella che è stata la rogatoria ungherese, che ci ha consentito di appurare che c'è stato un guadagno di circa 2 milioni di euro per queste scommesse e 600.000 euro utilizzate per la corruzione dei calciatori. Vi è un elemento che è suggestivo, però è ancora da verificare, diciamo che così com'è non è di grande valenza, nel senso che vi è una dichiarazione de relato di uno di questi soggetti ungheresi che secondo cui sarebbero coinvolti i responsabili di entrambi i club. Scusi, quindi sono le schiene al momento che sembrerebbe essere coinvolto a livello segretario in questa interpretazione? No, questo... come? Cosa? Sì, vabbè, sono stati perquisiti anche gli altri. Però. Beh, diciamo che Siena è quello che, nei cui confronti c'è la maggiore attenzione, poi non è che, insomma, non tutto si può dire. Si parla delle partite per il Siena, le partite sottolette sono quelle del campionato di Serie B dell'anno passato? Sì, sono partite del 2011, del campionato 2011, mi pare che siano 8 quelle. Serie B? Sì. Con tutto il suo lavoro. Come? Giuseppe Sculli. Sì. È indagato. Sì, Giuseppe Sculli è stato interessato da una richiesta di cattura da parte del mio ufficio che non è stata accolta, pur in un quadro che riconosce in qualche modo una certa consistenza degli indizi a suo carico, diciamo così. L'altra volta ci aveva parlato di una continuazione di tentativi di corruzione fino a dicembre, fino a novembre. È successo così anche da dicembre ad oggi? No, diciamo che siamo sempre fermi a fatti che si esauriscono nel 2011, insomma. Almeno a livello di prova, poi non lo so che cosa sia successo, non lo posso sapere. Comunque, non ci occupiamo di fatti del 2012, almeno lo Stato. A livello temporale, quando gli ungheresi scalzano in qualche modo? E avviene gli arresti, se non sbaglio, di una parte degli slavi, diciamo, sono credo nel maggio, forse giugno del 2010. E praticamente però non interessano i due soggetti principali che sono Ilieschi e Gage, quindi praticamente collaborano tra di loro, insomma. Non è che scalzano, rimpolpano i ranghi, esatto. Non so come dire, una cosa di questo tipo, insomma. Dottore, scusi, non per ritornare sul discorso di Buffon, però lo prendiamo da un altro lato. Spesso si è detto che la mentalità spagliana che c'è in Italia, che porta i giocatori a considerare meglio come feriti che un morto, ha facilitato, tra virgolette, il compito di Zinga, di Lungheresi, che sono innescati su questo processo, prendo denaro, attingiare per il quadro per una mentalità di andare in campo e magari non cercare di vincere. Lei aveva detto qualche mese fa che forse per uscire da questa situazione era meglio pensare a livello sportivo ad un'amnistia.
siamo qui dopo un anno, la situazione è completamente peggiorata. Lo pensi ancora? Credo che forse per la prossima. Guardi, io preferisco non parlare di questo argomento. Dunque, innanzitutto non voglio commentare commenti di altri, perché io sono magistrato, quindi non voglio commentare quello che ha detto Buffon o che cosa sia meglio o che cosa sia peggio. Il discorso sull'amnistia, che poi amnistia è una parola impropria perché equivoca, insomma. Il discorso sull'amnistia è stato molto enfatizzato, nel senso che mi è stata rivolta la domanda circa l'opportunità di una soluzione non di amnistia, ma una soluzione di riconoscimento premiale di situazioni di collaborazione, questo è il termine più giusto. E io all'epoca mi sono espresso per in modo favorevole, ma questo non deve essere generalizzato, cioè esistono già, mi è stato spiegato che esistono già degli istituti di questo genere nell'ambito della giustizia sportiva. Io non ho nessuna intenzione di invadere campi che non sono di mia competenza. Quello che posso dire, così a titolo di esempio, che due delle persone che hanno collaborato con la giustizia sportiva, nel senso ammettendo i loro addebiti prima di essere interrogate dalla magistratura, proprio per tale motivo non sono state arrestate, insomma, non sono state interessate dal provvedimento più grave, ma solo da provvedimenti cautelari minori, come credo l'obbligo di firma o qualcosa del genere. Quindi implicitamente l'ordinanza del giudice ha riconosciuto, se vogliamo, con un fatto premiale, quella che è stata la collaborazione davanti all'autorità sportiva. Sì, sì, c'è l'uopo. Beh, gli elementi che interessano Ruopolo sono quelli inseriti in ordinanza. Adesso l'ordinanza, come al solito, io non vorrei che ci siano equivoci. Se questo provvedimento si ritroverà, come è accaduto in passato, su internet o comunque a disposizione di tutti, è un fatto assolutamente negativo, è un fatto che è spia di attività illecite, e quindi io mi auguro che questo non avvenga. Poi purtroppo so che la divulgazione e l'interesse di questi fatti spesso produce questi effetti, ma quello che voglio dirvi è che questa ordinanza finirà a stralci sui giornali o su internet, sarà un fatto che avviene assolutamente contro la volontà del mio ufficio. Questo vorrei che fosse chiaro. Sull'ECE Lazio, a parte le dichiarazioni di uno dei direttori, ci sono anche gli elementi a carico dei calciatori verso il calciatore dell'ECE. I calciatori dell'ECE sono destinatari di informazioni di garanzia? Beh, alcune sì. Comunque che Lecce Lazio è una partita sulla quale vi è una sovrabbondanza di elementi, possiamo addirittura dire così, nel senso che abbiamo da una parte la rogatoria ungherese, dall'altra parte le dichiarazioni dei soggetti, dall'altra parte abbiamo tutta una serie di tabulati che ci hanno consentito praticamente di ripercorrere metro per metro quelli che sono stati gli spostamenti delle persone e i rapporti tra le persone, e ci hanno consentito di giungere alle conclusioni. Si tratta di fatti che trascendono ampiamente quelle notizie che sono state riportate dai giornali, che in qualche modo attingono a quanto emerso in pratica in sede di giustizia federale, di giustizia sportiva. Non ci sono indagati del Lecce, però, a quanto pare.
almeno... Io non posso dire chi è indagato o chi non è indagato, non mi sembra che sia così, comunque mi sembra che ci siano indagati in legge. Comunque. Accaduto a Genova qualcosa di simile a quello che era accaduto a Cavallo o era un discorso di Cavallo? Cioè, tra tifosi e calciatori c'era un rapporto di, per me la parola, di collaborazione oppure in qualche modo i calciatori potevano essere, tra virgolette, lo stagio dei tifosi? Guardi, è un capitolo che non intendo affrontare, perché poi ci sono delle indagini a Genova che si basano anche su elementi che sono stati, diciamo, accidentalmente raccolti da parte del mio ufficio, degli inquirenti, però non, è un argomento che preferirei non approfondire perché diciamo che la nostra attività probabilmente consentirà di fare un po' meglio luce su alcune situazioni che non ci riguardano peraltro, che si riconnettono ai fatti di Genova, ma non ne voglio parlare proprio per non pregiudicare, lasciamo stare questo capitolo insomma. Su Lazio Genova, Zainelli e Calazze hanno un ruolo che non è chiarissimo, diciamo, quale sia il loro documento. Guardi, non preferirei non approfondirlo perché diciamo che è sempre preferibile che poi le contestazioni vengano fatte prima alle persone piuttosto che vengano informati i giornalisti, no? Quel minimo di garanzia deve essere rispettata, quindi io potrei, certamente ci sono degli elementi e quando le persone non sono arrestate certamente evidentemente si tratta di elementi di un livello inferiore, però ci sono delle situazioni che in qualche modo insomma che devono essere approfondite peraltro e che comunque hanno giustificato quantomeno le perquisizioni, diciamo così. Non parliamo di sensazioni, è una parola che non conosco, non... termine, perché la stupetta nasce, dice che siamo ancora, forse non siamo proprio alla fine. Io non lo so se siamo alla fine o non siamo alla fine, diciamo che se uno vuole va avanti all'infinito, non è che in questo genere di cose una fine ci deve essere, perché uno dei motivi principali è che il mio ufficio ha delle dimensioni molto limitate, è sguarnito di magistrati, non sembra che diciamo a breve ci siano modifiche su questo punto, il personale è pochissimo. Anzi, vorrei pubblicamente ringraziare, l'altra volta ho ringraziato soprattutto il personale della squadra mobile, che ovviamente ringrazio anche in questa sede, ma non ripeto i nomi perché sono sempre le stesse persone che si ammazzano di lavoro. Vorrei ringraziare la mia assistente, la signora Giovanna Mascioli, che veramente fa le ore piccole per stare dietro questo processo, e ci troviamo in una situazione in cui non abbiamo neanche un commesso nel nostro ufficio, quindi non c'è neanche una persona che sia formalmente adibita alle fotocopie, questo per dirvi qual è la situazione, quindi diciamo che sarà impossibile che questo procedimento possa andare diciamo molto a lungo, anche perché il mio ufficio non è in grado di reggere molto più a lungo a questa situazione, insomma, questo vorrei dire. Bene, se non avete altre domande passerei la parola al direttore dello SCO.